Che tipo di acquirente e che tipo di immobili andranno per la maggiore alla riapertura? Partiamo dagli acquirenti. Noi abbiamo due tipologie di acquirenti, l'acquirente di esigenza e l'acquirente investitore. In una prima fase, indubbiamente, l'acquirente investitore sarà quello che rimarrà più in attesa. Quindi sarà importante concentrarci immediatamente sull'acquirente di esigenza, su chi aveva programmato l'acquisto di casa e che continuerà il suo progetto. Come tipologia immobiliare cosa accadrà quindi? Che il bilocale probabilmente verrà più penalizzato perché è il tipico taglio da investitore. Andranno per la maggiore i tagli sopra il trilocale, magari dagli 80-90 metri quadri in su, proprio perché è più la casa di esigenza, più la casa da famiglia. Altro aspetto delle tipologie immobiliari che andranno per la maggiore, sicuramente gli spazi esterni. Già prima lo avevano, ma dopo una quarantena acquisiranno ancora più importanza e valore. In particolare, le case con giardino saranno ancora più appetibili. Questo era un mio spunto. Fatemi sapere che ne pensate. Scrivete pure nei commenti, così ne possiamo parlare insieme. Io resto produttivo.